Siamo nella stagione in cui in televisione passa sempre quel servizio giornalistico su come difenderci dal caldo, quindi tutti i suggerimenti legati al bere acqua, stare all'ombra, mangiare frutta, e le persone anziane non si devono muovere di casa a una certa ora. È un po' un rito, è un servizio che è lo stesso da 30 anni. Io ricordo che lo vedevo da ragazzino, adesso è cambiato un pochino, sono cambiati i soggetti, il montaggio, però diciamo che il testo rimane sempre quello. Ed è anche la classica domanda stagionale che mi fate. D'inverno mi chiedete come riscaldarsi e difendersi dal freddo, d'estate mi chiedete come rinfrescarsi e difendersi dal caldo. Il vantaggio del camper è che è un ambiente piccolo, per cui sicuramente è più facile da tenere climatizzato al punto giusto rispetto a una casa. Qui purtroppo però non ci sono soluzioni magiche, nel senso che d'inverno alzi la temperatura della stufa gas o del riscaldatore a gasolio e bene o male si vive bene. D'estate purtroppo ci sono dei limiti legati proprio al concetto di rinfrescare. Innanzitutto, come dice anche quel servizio giornalistico, la prima cosa è evitare di sostare nelle ore più calde sotto il sole. E quindi vengono in aiuto, come nel mio caso, questo alberello che ho da una parte e dall'altra e soprattutto la vegetazione intorno. È ovvio che sostare in alta montagna non è come stare al centro di una città. Anche perché la presenza di un manto erboso rispetto all'asfalto è un vantaggio dovuto al fatto che l'asfalto assorbe il calore e lo rilascia continuamente. Addirittura di notte sarà un'ulteriore fonte di calore a cui dovrai sopperire. Mentre il manto erboso naturale assorbe il calore e non lo rilascia. E quindi, ecco, sostare ad esempio in un prato è sicuramente più vantaggioso dal punto di vista climatico che sostare su un asfalto. Bisogna poi fare in modo che ci sia un'adeguata ventilazione all'interno del camper, questo per consentire all'aria di circolare liberamente e creare pertanto un ricircolo adeguato che consente di smaltire l'aria calda in luogo di quella fredda. Le dotazioni naturali del camper sono ovviamente le finestre e queste devono essere aperte per consentire il ricircolo dell'aria. Un altro valido aiuto è dato dagli oblò, soprattutto se hanno incorporato il turbovent, che è questa ventola che permette di espellere l'aria in questa posizione out e quindi tirare via l'aria calda che staziona ovviamente sulla parte alta del camper verso il soffitto e buttarla fuori. Sono suggerimenti classici, ma è ovvio che fanno parte della premessa per poter rinfrescarsi. Ci sono dei dispositivi artificiali che unitamente a questi accorgimenti possono dare dei benefici. Il primo, la cosa più semplice da utilizzare artificialmente, in mancanza soprattutto di ventilazione dell'aria. Oggi, ad esempio, a differenza dello scorso video, qui a Ravenna non gira un filo d'aria, per cui l'unico modo per creare ventilazione è il classico ventilatore. Questo ventilatore, è stato comprato in un negozio fisico, quindi non ho il link da darti per acquistarlo, però credo che, più o meno, siano un pochino tutti uguali questi piccoli ventilatori. Ha la prerogativa di essere girabile a 360 gradi e inclinabile. Un altro grande vantaggio è che ha una base che si può staccare dal ventilatore e utilizzare il ventilatore, ad esempio, come pinza, quindi lo puoi appendere alle ante o a qualsiasi altra parte del camper dove non puoi posare il supporto da tavolo. Di questi ventilatori ce ne sono tre tipi, c'è il classico a 220 che però generalmente sono più ingombranti e non sono consigliabili usarli sul camper perché hai bisogno dell'inverter. L'inverter, come tu sai, è un
uno spreco di energia inutile per alimentare un ventilatore soprattutto. Poi ci sono quelli a 12 volts, che hanno più o meno la stessa potenza di questi, però hanno lo svantaggio di andare solamente a 12 volts, quindi sono un pochino più complicati, da spostare nei vari punti del camper. E poi ci sono quelli come questo con la presa USB, che sono un grande vantaggio perché li puoi collegare ad esempio al computer mentre stai lavorando, e poi insomma le prese USB ormai sul camper ce le abbiamo un pochino ovunque. E quindi mi è sembrata la soluzione più pratica fra tutte le tre prese in considerazione. Questo ventilatore ha due velocità e generalmente ad esempio di notte, nel momento in cui lo usiamo più di tutto, la prima velocità è più che sufficiente perché crea quella giusta ventilazione senza essere troppo rumoroso e senza consumare tanto, perché chiaramente la seconda velocità il consumo aumenta. Lo dimostra il fatto che io lo alimento con questo piccolo power bank da 2600 mAh. È una batteria che non usavo più per il telefono, perché adesso ho un telefono con una batteria da 4000 mAh. E questo non è sufficiente nemmeno a tenerlo acceso. E quindi invece di buttarla via, ho pensato che una volta a carico potesse essermi utile per il ventilatore di notte. Perché di notte? Perché in genere verso le 4 della mattina la temperatura diventa molto fresca, al punto che il ventilatore è inservibile, anzi ti crea anche disagio a livello climatico. E quindi l'opzione è alzarsi e spegnere il ventilatore. Invece con questa batteria, coricandosi normalmente tra le 11 e la mezzanotte, alle 4 della mattina, 4 e 4 e mezza della mattina, termina la sua carica e il ventilatore si spegne naturalmente. Quindi mi sono inventato questo sistema proprio per evitare di dovermi alzare, magari interrompere il sonno, poi magari avere anche problemi a riaddormentarsi. È il classico ventilatorino da 12 cm, con la palla da 12 cm, è molto silenzioso, non ha vibrazioni e come ti dicevo, con la classica pinza lo puoi posizionare nei punti più disparati del camper, in questo caso noi lo teniamo di solito di sera così e riesce a rinfrescare e mandare l'aria verso il corpo, comunque dando quel sollievo sufficiente a dormire serenamente. Sempre alimentato con il power bank. Chiaro che volendo si può alimentare direttamente dalla presa USB e quindi avere una ventilazione costante per tutta la notte. Questa è la soluzione più economica. Il ventilatore l'ho pagato €11,90. Lo trovi comunque anche simile su Amazon, ai prezzi simili, dai. Siamo su quella cifra lì, intorno ai 15 euro. Un oggetto simile al ventilatore, però un pochino più particolare, è il raffrescatore ad acqua o evaporatore ad acqua. Lo trovi nei negozi online facilmente, basta proprio usare questi due termini per trovarlo, e il prezzo parte dai 25 fino a cifre abbastanza ragguardevoli. Io ti premetto che non l'ho mai provato, quindi non so recensirtelo, non so dirti se funziona. O no, e quindi rimane un po' a te trovare in rete dei giudizi obiettivi che lo descrivono. Che cos'è? È una scatola con una ventola, un serbatoio dove metti l'acqua che verrà messa in circolo davanti alla ventola del raffrescatore. In questo modo, ovviamente, mettendo aria fresca, la ventola non farà altro che far raffreddare l'aria che sta forzando. E quindi il principio di funzionamento è questo, in realtà è molto semplice. Valuta quindi te se è il caso di provarlo o no. L'ultima possibilità rimasta per rinfrescarsi è quella più efficace, ma anche quella più complicata per chi sta in camper, e si chiama condizionatore d'aria. La più efficace, insomma, condizionatore lo conosciamo tutti, sappiamo benissimo che in un ambiente poi piccolo come quello del camper, tenere la temperatura climatizzata è un gioco da ragazzi. La più difficile da applicare perché il condizionatore d'aria ha un grosso assorbimento di corrente.
Pensare di alimentarlo con la classica batteria servizi è impossibile perché soprattutto la sua richiesta di energia è in fase di spunto. In fase di spunto richiede moltissima potenza, non tanto in fase di lavoro, quando una volta raggiunta la temperatura di climatizzazione scende decisamente l'assorbimento, però lo spunto è un momento in cui nemmeno le colonnine dei campeggi riescono a far fronte. Montarlo sul camper significa avere un buon impianto, un ottimo impianto elettrico, quindi con adeguate batterie, ma soprattutto un adeguato sistema di ricarica delle batterie. Del campeggio devi andare in quei posti dove ti danno una colonnina che riesce a reggere lo spunto del motore. E anche lì mi sembra un pochino dura riuscirci, però ci sono dei campeggi che non hanno limitazioni da quel punto di vista. L'altro problema nel montare un condizionatore nel camper è l'ingombro. Tutti sappiamo che il condizionatore è uno scambiatore di calore. Il motore esterno ovviamente occupa spazio e in genere viene montato sotto il pianale del camper, quindi deve avere anche un camper con adeguato spazio nella parte sottostante. Per cui anche lì la realizzazione dell'impianto non è proprio alla portata di tutti. Inoltre il costo, non parliamo certo del costo di un evaporatore o di un ventilatore. In tutti i casi che ti ho citato, vale comunque la regola di scegliere il luogo migliore per poter stare al fresco. E quindi se sei costretto a stare in piena città, in mezzo ai palazzi, al cemento, è chiaro che la situazione sarà molto difficile da risolvere. Viceversa, collina, montagna, presenza di un parco, comunque di un prato e di alberi, sono condizioni che aiutano anche l'aiuto artificiale, quindi il ventilatore, il raffrescatore o il condizionatore. C'è però un'ultima cosa di cui non ti ho parlato, che probabilmente è l'attrezzo più utilizzato al mondo e forse anche il più antico. Ed è questo. Ha un costo irrisorio, non ha bisogno di alimentazione elettrica e ti assicuro che funziona. Ciao!